nuova fase per lo smantellamento della centrale nucleare di Latina, Sogin, che è la società del Ministero dell'Economia a cui fanno capo le attività di dismissione degli impianti italiani, ha dato il via ai lavori che riguardano la parte esterna dell'edificio reattore, con la demolizione degli schermi dei generatori di vapore. Complessivamente, lo smantellamento dell'intera centrale ha un valore di circa 310 milioni di euro. Con questa nuova fase dei lavori, che durerà 7 anni, cambierà lo skyline dello stesso edificio reattore, come ha spiegato Agostino Rivieccio, responsabile Sogin per la disattivazione della centrale. Oggi iniziamo con gli schermi in calcestruzzo, inizieremo a settembre-ottobre per quanto riguarda i 6 generatori di vapore, i 6 boiler, questi grandi cilindri rossi che si vedono sia sul lato est che sul lato ovest, per terminare nel 2024, arriveremo al 2027 con l'abbassamento della quota dell'edificio reattore dagli attuali 53 metri ai 38. Nata nel 1958, quella di Latina era la più grande centrale nucleare europea e oggi è all'avanguardia nel processo di smantellamento, con cui si recupererà il 93% del materiale utilizzato. L'ottica è quella dell'economia circolare. L'ultima fase riguarderà il reattore vero e proprio, con la grafite, ma per questo è necessario che prima sia individuato il deposito nazionale che l'Italia aspetta da tempo. Ma intanto a Latina i tecnici Sogin stanno già studiando le modalità più opportune per la rimozione della grafite del reattore. Allo stato attuale nel mondo ci sono ancora poche nazioni che si sono cimentati. Gli unici che si stanno cimentando in questa attività siamo noi italiani della centrale di Latina, insieme ad un gruppo di francesi. C'è questa collaborazione che ci sta portando avanti negli anni, però indipendentemente da questa collaborazione noi qui a Latina portiamo avanti i nostri studi. Prossimamente inizieremo delle caratterizzazioni dal punto di vista meccanico della grafite, perché vogliamo vedere meccanicamente che cosa è successo durante l'esercizio, per capire cosa succederà nel momento in cui andremo ad estrarre dal reattore i blocchi di grafite.